Benvenuti sull'Illuminismo Informatico, questa qua è l'ottava lezione di filosofia dell'informatica. In questa lezione parleremo di algebra booleana e mappe di Carnot. Quindi praticamente ritorniamo a vedere George Boole e poi vedremo in più a Maurice Carnot. La prima lezione su George Boole in realtà era una lezione su, diciamo, gli aspetti filosofici che ci sono in Boole, perché appunto Boole in realtà di solito ci viene presentato come se fosse un puro matematico e basta. Poi qualcuno ci viene a dire che l'algebra booleana non c'entra niente con temi e tematiche tipo la filosofia, e poi in realtà si va a scoprire, no, leggendo l'opera di Boole, che è il riferimento per Boole chiaramente era Aristotele, ma all'epoca maggior parte degli autori che si interessavano di logica avevano come principale riferimento Aristotele. Cioè, con Boole e Leibniz abbiamo un primo tentativo di andare oltre Aristotele e fare una logica matematica in senso stretto. E poi abbiamo visto che in realtà Boole si interessa anche di calcolo delle probabilità, quindi quel calcolo che viene da Pascal, l'altro filosofo, piuttosto che appunto Spinoza, i problemi della prova dell'esistenza di Dio. E poi chiaramente Boole appunto ha studiato logica, nell'Laws of Thought c'è proprio un capitolo integralmente dedicato ad Aristotele, in cui matematizza, diciamo, il sillogismo aristotelico. Boole inventa l'endor not. L'endor not sarebbero la congiunzione, la disgiunzione e la negazione degli stoici. C'è tutta un'evoluzione appunto della logica che in Boole raggiunge, diciamo, l'aspetto matematico. Ecco, questo qua, diciamo, uno schema che ho inventato io per le lezioni che ho fatto fino adesso. È come se appunto praticamente lungo le lezioni si stia sviluppando, diciamo, no, qualche forma di teoria, e questo è il risultato. Abbiamo quindi all'origine di ogni cosa ci troviamo Aristotele e gli stoici. Ad Aristotele vanno attribuite, come si è sempre detto, i quantificatori, che siano universali o particolari, che sia tutti, alcuni, eccetera eccetera. Poi Aristotele è il padre della logica, quindi abbiamo i principi della logica: identità, terzo escluso, non contraddizione. Poi abbiamo il sillogismo e così via. Per quanto riguarda gli stoici sono considerati i cosiddetti padri della logica proposizionale. La logica proposizionale la vedremo nel dettaglio diverse lezioni più avanti, ecco, mettiamola così. Però avevamo cominciato già a dirci qualcosa, cioè nel senso che la logica proposizionale è un tipo di logica che formalizza le proposizioni e studia le proposizioni come tali. Cioè non studia la struttura delle proposizioni, ma le proposizioni come se vengono intese come se fossero gli atomi stessi e poi vengono connesse tra loro tramite connettivi, eccetera, eccetera. Quindi se io prendo una proposizione del tipo oggi vado a pescare, posso formalizzarla semplicemente assegnandogli una lettera tipo P. Questa è la logica proposizionale, enunciativa, eccetera, eccetera. Chiaramente la matematizzazione della logica proposizionale non appartiene agli stoici, però gli stoici in realtà hanno inventato le basi di questo, e negli stoici troviamo già i primi connettivi, per esempio negazione, disgiunzione e congiunzione. E lo stesso di Freddi, in realtà, che ci spiega che Boole non ha fatto altro che appunto unificare Aristotele con gli stoici, eccetera, eccetera, e trasformare tutto questo in matematica. Ma non dobbiamo dimenticare che tra Aristotele, gli stoici e George Boole di mezzo c'è Leibniz. Leibniz rappresenta un primo tentativo di matematizzare, diciamo, la logica con quelle cose che lui chiama calcolo del più del meno, piuttosto che il calcolo dei concetti, soprattutto quello. Lui sfrutta molto cose che vengono dalla teoria degli insiemi, ma per certi aspetti, diciamo, Leibniz ha già anticipato qualcosa di Boole. E poi appunto arriviamo a George Boole come tale. George Boole ha dato grandi contributi alla logica perché appunto per la prima volta ha matematizzato la logica, ha matematizzato, diciamo, quelle che sono le grandi categorie della logica, il vero e il falso, trasformandole in 1 e 0. Poi appunto l'end or not, end per, or più e not meno, quindi abbiamo, che ne so, x per y, end, y per
x più y or 1 meno x not. Ma poi vedremo meglio queste cose in effetti quando faremo il ripasso dopo. E poi c'è anche calcolo delle probabilità. Io in realtà ne abbiamo visto soltanto delle basi fino ad adesso del calcolo delle probabilità. Poi in realtà andando avanti nelle lezioni avrà un senso, diciamo, parlarne meglio. Può darsi che io farò anche degli altri video sul calcolo delle probabilità altrove, sul mio canale YouTube, perché è un argomento che mi interessa abbastanza, penso sia molto importante. Oggi in realtà il calcolo delle probabilità è insegnato un po' ovunque, dove ci si occupa di statistica, in ambito informatico, economia, e in parte chiaramente interessa anche i filosofi, perché così come ho spiegato nella lezione su Peirce, la numero 4, il ragionamento induttivo implica il fatto che, anche se le premesse sono vere, la conclusione deriva dalle premesse, nonostante tutto, cioè la conclusione non è necessariamente vera, ha solo un tot di probabilità di essere vera. Quindi a un certo punto c'è il calcolo delle probabilità anche in filosofia, ne parla per esempio l'opera Nature of Rationality di Robert Nozick e così via, cioè abbiamo una certa presenza. Dopo George Boole io ho inserito De Morgan, ci siamo occupati di De Morgan nella terza lezione. Di De Morgan in realtà interessano principalmente due cose: le leggi di De Morgan, che ripasseremo in questa lezione, e poi il discorso dell'algebra relazionale. Peirce è il personaggio successivo. Qui ci sono tutte delle linee che collegano i vari autori. Per esempio, gli stoici non collegano direttamente Boole, ma solo attraverso Leibniz e così. Perché Boole in realtà ha letto direttamente Aristotele, per esempio. No? Questi sono un po' i sensi delle righe. A Peirce dobbiamo la scoperta del Nor, perché in realtà il Nand viene da Schaeffer. E poi, cos'altro? Vabbè, uno sviluppo dell'algebra. Diciamo, uno sviluppo della l'algebra relazionale, sì, esatto. E forse la cosa più importante è il fatto che nel 1886 ha scritto questa lettera a Marquard, il suo allievo che aveva costruito quella macchina logica che abbiamo visto nella quarta lezione. E in questa lettera lui già dice, cioè già anticipa l'applicazione, diciamo, dell'algebra booleana all'elettronica, molto prima di Claude Shannon, e incomincia a parlare di serie parallelo e così via. Quindi in realtà Peirce era già arrivato a certe cose, certe intuizioni prima di Claude Shannon. L'ultimo della lista è un personaggio che appunto non abbiamo ancora visto, Claude Shannon, e non vedremo in questa lezione, ma noi stiamo andando in quella direzione. L'obiettivo di questa lezione, di questa prima parte del, tra virgolette, corso di filosofia dell'informatica, è il passaggio dalla logica all'elettronica. E quindi poi appunto incominciare a vedere una parte dell'hardware del computer. Il passaggio dalla logica all'elettronica è un passaggio da, che ne so, Aristotele agli stoici, passando appunto Leibniz, Boole, De Morgan, Peirce, fino ad arrivare a Claude Shannon. Logica di Boole, ripasso. Allora, ponendo che U è l'insieme universale, allora combinando i simboli in questo modo possiamo intendere XU saranno gli abitanti di Londra con gli occhi azzurri, mentre YU, cioè va a pescare appunto da quell'insieme totale, prende solo quelli che hanno gli occhi azzurri e li segna con la X. YU saranno gli abitanti di Londra mancini. Combinando i simboli possiamo ottenere i mancini degli uomini con gli occhi azzurri. Questi sono proprio esempi classici di George Boole, che per George Boole in realtà è l'inglese, quindi no. Questi sono vari principi della logica di Boole, che in parte che abbiamo già visto. X al quadrato uguale x, quello è il principio di non contraddizione, che lui prende proprio palesemente da Aristotele, in particolare fa riferimento alla metafisica più che all'organon. E cosa vuol dire? X elevato alla seconda uguale x, vuol dire x per x uguale x, vuol dire x uguale 1 meno x. Se vi ricordate, appunto, 1 meno x in realtà è un not,
E la 1 meno x è esattamente la negazione di x, cioè esattamente il contrario. Moltiplicare x per 1 meno x sarebbe come un and, sarebbe dire x and 1 meno x. Ma è come se io dicessi quelle cose rosse e quelle cose non rosse, cioè, o per meglio dire, cioè, come se io dicessi che una certa cosa ha la proprietà di essere un pellicano. E anche la proprietà di non esserlo. Ovviamente questo è uguale a zero nel senso che è falso, contraddittorio. Tutto questo è il principio di non contraddizione, stai moltiplicando l'affermazione di qualcosa per la sua negazione. E quindi ottieni zero, perché se il valore di x è 1, 1 meno x sarà 1 meno 1, quindi 0. 1 per 0, 0. Regole nell'algebra booleana. Allora, qui abbiamo la prima regola è questa qua. A per non A, questa è una negazione, il trattino sopra è sempre una negazione, uguale a 0. È ovvio, se A è 1, non A sarà 0, 1 per 0 è 0. Se sommiamo 0 ad A, qualunque sia il valore di A, che sia 1 o 0, comunque sarà sempre uguale ad A. Altra regola, moltiplicare A per A da 0 per 0 da 0, 1 per 1 da 1. A più A da sempre A, non c'è un numero maggiore di 1, 1 è il massimo, quindi 0 più 0 chiaramente da 0, 1 più 1 però da 1 nell'algebra booleana. E questo è interessante, appunto, l'OR, qui c'è un OR, A più non A uguale 1. Se noi prendessimo le cose rosse e le cose non rosse e le sommassimo insieme avremmo tutte le cose. Questa è una cosa, una di quelle belle cose che ti insegna la filosofia, soprattutto nella logica filosofica, eccetera, eccetera. Perché se una cosa è rossa, oppure non è non rossa, vuol dire che se una cosa è rossa la metteremo nell'insieme delle cose rosse, qualora non fosse rossa la metteremo nell'insieme delle cose non rosse. Ora, probabilmente la maggior parte delle cose rientrerebbero nell'insieme delle non rosse, ma sicuramente non ci sarà nessuna cosa che non rientra in nessuno dei due insiemi. Perché in realtà appunto uno è la totalità, è il vero, ma è anche, può essere anche il segno dell'insieme infinito in un certo senso. A più 1 è uguale a 1, perché se questo è 0 chiaramente da 1, ma se fosse 1 comunque da sempre 1. E poi abbiamo le cosiddette leggi di De Morgan. Allora, la negazione di una congiunzione è uguale alla disgiunzione di due negazioni. Questa è la prima regola. E poi avevo anche dimostrato, adesso non sto a rifarlo però, ne ho parlato diciamo nella terza lezione di questa cosa. La negazione di una disgiunzione è uguale alla congiunzione di due negazioni. Cioè l'OR negato è uguale a un AND di due negazioni, che questa è la seconda legge di De Morgan. Adesso vediamo, appunto, l'ultima lezione avevamo parlato di Wittgenstein. Ci interessava Wittgenstein perché Wittgenstein ha introdotto il concetto di tavole della verità. E questo mi sembra, no? Adesso vediamo queste tavole della verità applicate all'algebra booleana. Vediamo per esempio questa qua. Questo è il NOT, 1 meno x dipende dal valore della x, il suo valore. Se la x è 0 faremo 1 meno 0, 1. X è uguale a 1, 1 meno 1, 0. Poi c'è l'AND, questa è una moltiplicazione e questa è la tavola della verità dell'AND. 1 per 1, 1, 0 per 1, 0. 1 per 0, 0, 0 per 0, 0. Poi abbiamo l'OR. E qui vedremo tutti, tutti, cioè AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, quelle robe lì. Perché poi ci servono quando ci occuperemo di elettronica. X più Y il suo valore dipende da appunto i valori di X e Y, quindi 1 più 1 uguale a 1, 0 più 1 uguale a 1.
1 più 0 uguale a 1, 0 più 0 uguale a 0. E adesso abbiamo il NOR. Il NOR è semplicemente la negazione dell'OR. Cioè, il NOR l'aveva scoperto, appunto, come ho spiegato nella quarta lezione, il filosofo Charles Sanders Peirce. Ma non è nulla di particolarmente strano. In realtà basterebbe prendere l'OR e fare il rovescio, cioè cambiare di segno tutti questi numeri. Laddove c'è 1 si mette 0, laddove c'è 0 si mette 1. Che infatti è proprio così. E se io faccio 1 più 1 viene 1, poi al rovescio la negazione di quello è 0. 0 più 1, 1, negazione 0. 1 più 0, 1, negazione 0. 0 più 0, 0, negazione 1. E poi c'è il NAND, che viene da un altro filosofo che si chiama Schaeffer. 1 più 1 per 1 da 1 però la negazione è 0, 0 per 1 da 0 ma la negazione è 1, 1 per 0 da 0 è la negazione 1, 0 per 0 da 0 la negazione è sempre 1. L'XOR è praticamente come l'OR, ma è soltanto perché l'OR questo qua è un OR inclusivo. Infatti se faccio 1 più 1 viene 1. Cioè praticamente se io dico preferisci questo o quello, che tu preferisca entrambi, cioè che siano entrambi veri gli elementi della disgiunzione, in realtà la disgiunzione rimane vera. Nell'esclusivo questo non è possibile. Cioè quello che succede è che il primo caso diventa 0. 1 più 1 paradossalmente da 0. 0 più 1 da 1, 1 più 1 più 0 da 1, 0 più 0 da 0. Poi l'oxnor è semplicemente la negazione dell'oxor. E quindi otteniamo, diciamo, la tavola contraria. Se qui c'era 0 qua e qui 1, qui otteniamo il contrario. Nulla di particolarmente strano. Le tavole della verità nell'algebra booleana. Il fatto è che ovviamente partendo da quello che si è detto prima si possono costruire delle tavole della verità molto più complesse. Per esempio è possibile combinare appunto gli AND, gli OR, gli NOR, gli XOR, eccetera, eccetera, e poi andarsi a fare una tavola della verità più complicata. Questo è un esempio perché abbiamo sia un OR qua che un AND. Quindi, e poi facendo i calcoli fai 0 più 0 per 0 è chiaramente 0, 0 più 1 0 per 1 chiaramente da 0, 1 più 1 per 0 da 1 perché 1 più 0 poi da 1, 1 più 1 per 1 da 1. Vediamo un altro modo di fare algebra booleana direttamente con le funzioni. Qui come funziona? Funziona che abbiamo delle lettere a simboli logici, poi creiamo una funzione di quelle lettere, assegniamo dei valori e poi ci andiamo a vedere, facciamo la tavola della verità. Ma qui in realtà i valori vengono direttamente assegnati senza perché poi a partire da questo si costruisce il valore della funzione, cioè come è fatta l'equazione a cui corrisponde la funzione. Quindi assegnando questi valori alla funzione, poi in realtà otteniamo questa roba qua. Allora, come si fa? Si calcola la funzione definendo la somma delle formule logiche che la compongono, prendendo i casi descritti nella tabella. Per ogni valore 1 si riporta un termine di una somma logica che è costituito dal prodotto delle variabili di input. Notate che di valori 1 ce ne sono 3, qui ce ne sono 3. Allora, si tratta di capire quale formula logica, per esempio, potrebbe in realtà, diciamo, dare uno di, cioè, questo per esempio a quale forma logica corrisponde? Allora, per dare questo, chiaramente. Allora, tenendo presente che questi due saranno moltiplicati, questo è 1 e poi ci deve essere la negazione di questo qua, perché sicuramente 1 per 1 darà 1.
Ed è in realtà questo ultimo elemento che troviamo qua. Infatti quella formula parte da qua sotto, in realtà. Nega questo per ottenere 1 e 1. Moltiplicandoli ottiene... Cioè, bisogna avere la negazione di questi per ottenere 1, perché questi hanno valori negativi. Poi, nel secondo caso, si tratta di negare la A perché è 0. E nell'ultimo caso di negare la E, al fine di ottenere 1. E poi otteniamo questa funzione. Questa funzione però è semplificabile, perché io posso prendere la E negata e poi accorgermi che qui ho a che fare con una funzione... non ha più A, ma abbiamo già visto che non ha più A, questo tipo di OR è uguale a 1. Quindi è come se questo fosse moltiplicato per 1. Quindi fai più A, non A, e allora hai questa formula qua. Questa è la funzione. Ok, adesso invece passiamo a un altro argomento. Questo qua, qui incominceremo a parlare di Maurice Carnot. Che come ho già detto nella lezione precedente, in realtà sto Maurice Carnot, le mappe di Carnot è quello che ci interessa perché vengono utilizzate, diciamo, nel contesto dell'elettronica, quindi ci serve quella roba lì. Lui però ovviamente non c'entra veramente poco con la filosofia, perché appunto è un ingegnere delle telecomunicazioni. Tuttavia la struttura, diciamo, della mappa di Carnot, cioè la mappa di Carnot fa delle cose in più rispetto alla tavola della verità, però è simile alla tavola della verità. Ha lavorato in Bell Lab esattamente dove ha lavorato Claude Shannon, il padre uno dei padri dell'informatica. Allora, cosa sono le mappe di Carnot? Tabella matrice fatta di righe e colonne. Sono simili alle tavole della verità nella loro funzione e combinano i valori di 1 e 0. Vediamo. Allora, noi partiamo da una funzione della mappa. Noi abbiamo la vecchia tavola della verità. Poi andiamo a farci quello che abbiamo fatto l'altra volta. Proprio questa funzione sarebbe da rivedere. Comunque, qui abbiamo 1. Questi dovrebbero essere negazione di A e B. Poi qui dovrebbe essere negato la B. E poi ci dovrebbe essere A e B. E poi abbiamo questa roba qua. Sì, in realtà questa funzione mi sa che è sbagliata. Bisognerebbe... Perché abbiamo... Il primo caso in realtà dovrebbe essere questo. No, aspetta. Questo qua. Dove entrambi sono 1, infatti non hanno bisogno di essere negati. Poi c'è il secondo caso, che è questo qua, dove la B è negata, mentre la A no, perché appunto è 0. E poi l'ultimo caso in cui non hai... Quindi questa funzione qua sarebbe da riscrivere, sarebbe da scrivere tipo... Sarebbe AB più A non B più non A non B. Comunque, questa è sostanzialmente la mappa di Carnot. Vedete che allora ci sono questi quattro quadranti, poi vengono messi questi elementi, c'è la B, poi la sua negazione, la A, la sua negazione, e poi si vanno a vedere solo i valori 1. Sono quelli che sono 1, quelli della funzione, e si raggruppano per le caselle adiacenti. Questo spero non ci siano grandi errori. Questo è chiaramente, allora, non A, non B, non C. Ok, poi qua c'è non A, non B, C, che è questo qua. E poi questo qua dovrebbe essere A non B,
Sì, che è questo qua. Perché sono tutti i valori di 1. E poi otteniamo questa mappa qua. Quindi adesso abbiamo una mappa a tre elementi che si fa in questo modo. Diciamo, per prima era una mappa più semplice. I valori di 1 li troviamo qua. E troviamo che abbiamo le tre negazioni. Quindi non A, non B, non C sarà questo, presumibilmente. Non A, non B, C. Potrebbe essere questo, facilmente. E l'ultimo, che è solo negazione di B, deve essere questo qua. E queste poi vengono, si collegano 2-2 questi qua, perché se le adiacenti, perché sono in contatto proprio le caselle una a fianco all'altra. Bene, questa qua era la lezione su l'algebra booleana e le mappe di Carnot. In realtà era una lezione che ci serviva per acquisire un po' quegli strumenti di base a livello logico per fare, diciamo, elettronica. Perché appunto dalla lezione prossima in realtà andremo a occuparci direttamente della parte elettronica, perché l'obiettivo sarebbe andare appunto verso Claude Shannon, quindi ci saranno effettivamente delle lezioni di elettronica. Infatti io sono convinto che sostanzialmente uno che studia veramente filosofia, che dovesse fare filosofia dell'informatica, cioè, dovrebbe comunque studiare già tutti gli effetti della scienza. Se sta facendo filosofia della fisica dovrebbe studiare fisica, se sta facendo filosofia della chimica dovrebbe studiare anche a livello tecnico chimica e così via. In questo contesto della filosofia dell'informatica ha un senso che si impari appunto l'elettronica e poi l'informatica come tale, poi andando a vedere quali sono le implicazioni filosofiche. Ma la filosofia c'è nel senso che appunto in questo passaggio dalla logica dei filosofi all'elettronica, appunto, che come vedremo in realtà Claude Shannon non è che ha imparato, cioè Claude Shannon ha applicato l'algebra booleana all'elettronica, ma non ha imparato la logica ai corsi di ingegneria elettronica. In realtà ha imparato la logica andandosi a seguire delle lezioni di filosofia, perché questa è poi la verità. E quindi andremo a vedere, diciamo, queste cose. La prossima lezione sarà in realtà sul tema della fisica dell'elettronica. Quindi l'obiettivo sarebbe incominciare a vedere la parte fisica dell'elettronica, del tipo, cioè che cos'è la corrente elettrica a livello proprio fisico, come si produce, cose di questo genere, il circuito elettronico. E magari un po' di storia dell'elettronica e così via, la lampadina e quelle robe lì. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Metterò il link in descrizione, libri, materiale che potrebbe essere interessante su questo argomento, magari anche altre cose che ho scritto, non lo so, cose di questo genere. Tutte cose che diciamo possono essere utili, lo sto facendo, l'ho messo anche nelle lezioni precedenti. Ci vediamo alla prossima lezione.